Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con ProTeramo, un'ora insieme per parlare di Teramo, ovviamente, reduce dal successo pre-pasquale contro la Turris, ma questa sera non solo, perché da questo fine settimana abbiamo la prima promossa nel campionato di Serie B e viene fuori proprio dal girone C, ed è la Ternana che, battendo anche l'Avellino nell'ennesimo scontro diretto vinto, riguadagna, riconquista la cadetteria. Ne parleremo nella prima parte, ovviamente in questo, permettetemi di dirlo, in questo martedì 6 aprile, che per noi abruzzesi ovviamente non è e non sarà mai più da 12 anni a questa parte un giorno come tutti gli altri. Io do la buona serata ai miei tre compagni di viaggio, Ania, Andrea e Francesco. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buonasera. E vi chiedo di fare i complimenti al direttore sportivo della Ternana, che è un dirigente abruzzese come Luca Leone. Buonasera direttore, complimenti. Buonasera, grazie. Complimenti. Cerchiamo di sentire anche un po' nostra questo successo, perché peraltro c'è anche Carlo Mammarella nella Ternana, insomma è una piccola parte, la sentiamo anche un po' nostra di questo successo, ce lo consenta. Tra poco ovviamente parleremo di questa straordinaria cavalcata, vediamo la classifica, perché peraltro domani la Ternana recupera contro la Cavese, che sarà il prossimo avversario del Teramo che andrà in trasferta a Cava contro l'ultima della classe, la Ternana, che vince il campionato con 81 punti, miglior attacco, miglior difesa, più partite vinte in tutto il campionato, insomma un dominio assolutamente incontestabile. Direttore, ritrova la Serie B la Ternana e ci racconta che annata è stata questa, perché poi le faccio vedere anche delle immagini di qualche tempo fa che la riguardano, a Terni, quando il clima era totalmente diverso. Ma raccontare l'annata adesso con due parole è anche difficile. Guarda, già adesso abbiamo anche già nostalgia, no? Di quello che abbiamo vissuto in questi 7 mesi, perché è stato anche un campionato, diciamo, condensato, no? Perché abbiamo cominciato tardi e finito presto a causa del Covid, quindi è stato molto intenso, e dove abbiamo cercato di migliorare la nostra squadra dell'anno scorso con un cambio anche tecnico, e poi questo gruppo è andato ogni rosa aspettativa. Ecco, volevamo fare un campionato da protagonisti, ma poi i numeri e anche la qualità del gioco e l'intensità di questa squadra, il ritmo, la capacità sempre di voler ribaltare, di giocare all'attacco, ci ha veramente riempiti d'orgoglio. Ecco. Direttore, possiamo dire che la partita della consapevolezza definitiva è stata nel girone d'andata, e quindi la prendo molto da lontano, la vittoria al San Nicola, quell'1-3 che probabilmente, visto che si è sempre detto è una corsa a due, Ternana-Bari, Bari-Ternana, ecco, quella vittoria al San Nicola probabilmente è stata quella della consapevolezza? Sì, eravamo curiosi di come sarebbe andata a finire quella partita, perché era un test importante anche per valutare un attimino la nostra squadra, anche se noi sapevamo che avevamo tra le mani una squadra forte, però poi hai bisogno della conferma del campo, no? Perché poi noi praticamente l'anno scorso siamo usciti contro il Bari ai playoff in maniera che ci ha lasciato un po' di rabbia, ecco, un po' di che abbiamo dovuto fare i 5 cambi alla fine del primo tempo, 2 infortunati durante il primo tempo, e eravamo pareggiata, e poi per il discorso della classifica siamo andati fuori e siamo ripartiti da lì, siamo ripartiti da quel giorno, e quella partita del girone d'andata era anche per capire quanta rabbia e senso di rivalsa avevamo per ribaltare quella partita. Ragazzi, parto da te Francesco, poi Andrea, poi Ania, considerazioni sul campionato della Ternana con il
Direttore Luca Leone, Francesco, a te per primo. Vabbè, intanto pubblicamente di nuovo i complimenti a Luca dopo quelli che abbiamo fatto pochi istanti prima dell'inizio della trasmissione. Personalmente sono contento per Luca, che conosco da tanti anni, quando mi entusiasmava come giocatore, lui se lo ricorderà. Quindi bravo, bravo di nuovo. Che nostalgia, per la costruzione di questa squadra. Com'è? Che nostalgia quando giocavo. Lo so, sto parlando di appena pochi anni fa, insomma. Qualche giorno fa dicevo a Carlo, no, che adesso c'ha 39 anni, ha detto finché puoi giochi, io ho smesso a 38 e già mi reputavo fortunato, no? Invece vedo lui allenarsi ancora, sembra un ragazzino e mi emoziona vederlo. E ci credo. Allora, prima di tutto i complimenti sono per come è stata costruita questa squadra, ossia secondo me gli inserimenti mirati e di grosso spessore che avete fatto in questa stagione su tutti falletti. Nel calcio, no, calcio non è una scienza esatta, ossia tu puoi mettere, puoi costruire la squadra, pensi di averla costruita nel migliore dei modi e poi non ti riesce, però la Ternana quest'anno ha insegnato che con un minimo di raziocinio, come vogliamo dire, di lungimiranza calcistica, si può costruire una squadra forte, in questo caso imbattibile, con l'aggiunta, non dimentichiamo, e lo voglio dire perché se uno mi avesse detto scommettiamo sulla bravura di Lucarelli, considerata quella che era la sua carriera sin qui, forse era un azzardo, mentre questa squadra era forte nei singoli, a me mi ha impressionato nella continuità come ha giocato questa squadra, come giocava. Io ho davanti agli occhi il 3-1 andata a Bari, lì si è capito che era una cavalcata. Sì, allora io parto un po', allora la costruzione, io sono arrivato 2 anni e mezzo fa a Natale, e sono stati 6 mesi terribili, dico la verità, veramente terribili, brutti, ci siamo salvati all'ultima giornata, che poi sono arrivato proprio la partita che abbiamo giocato in casa col Teramo, abbiamo vinto 1-0. C'era ancora... Se ricorda queste immagini? Insomma, come no? 2019. Questa è la contestazione, no, a lei, a Fabio Gallo, alla Ternana, e praticamente pronti via, appena arrivato prende una contestazione. Ecco, sembra passato un secolo. Ma guarda anche il campo com'è. Io sono arrivato che qua veramente lo amo. La sfida più importante era la ricostruzione di una squadra, di una società che dovevamo rimettere tutto a posto. Quindi questa era per me la... che quando ho incontrato Bandecchi nel nostro primo incontro ho chiesto a lui se aveva voglia di costruire, se aveva voglia di vincere subito, io non ero capace. Questo sono stato, lui sa benissimo che io ho detto io la bacchetta magica non ce l'ho, quindi ho bisogno di tempo per poter costruire, ci vogliono almeno 3-4 sessioni di mercato per costruire una rosa, secondo me, idonea per quella che poi è la mia filosofia, il mio modo di pensare. Oltre ai valori tecnici dei giocatori ci vogliono anche valori umani, senso d'appartenenza, creare un gruppo, una mentalità, una cultura del lavoro, e questo non lo fai in 3 mesi, non lo fai in 1 anno, ci vuole più tempo. E questo io devo dire grazie al presidente, perché ha creduto in questa diciamo questa filosofia. Il merito grande è suo, è una persona veramente di una visione importante, non a caso basta vedere le sue aziende, quello che ha fatto nel suo percorso imprenditoriale. Il vero artefice è lui, perché veramente ha creduto in un gruppo di lavoro, un gruppo di uomini. E oggi abbiamo raccolto i primi frutti. Io sono convinto che questa Serie B debba essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo, perché c'è ancora tanto da migliorare e ci sono tutte le potenzialità per farlo.
Allora, direttore, prima di passare ad Andrea, le faccio vedere proprio un paio di giorni fa, giorno di Pasqua, Gazzetta dello Sport, intervista proprio al presidente Bandecchi, la andiamo a vedere, tra le altre cose un passaggio molto simpatico, cioè le 8 ore di colloquio tra lei e Lucarelli, e poi il fatto che Lucarelli voglia cambiare la sua filosofia politica, non lo so se la vuole cambiare o comunque la vuole portare verso... Diciamo, no, anche perché io non ce l'ho una filosofia politica. Esatto, quindi verso potere al popolo, immagino, se conosciamo un po' Cristiano Lucarelli. Ma la mia Ternana è tornata a casa, ma adesso penso di lasciarla. Come la state vivendo queste dichiarazioni? No, abbiamo parlato con lui l'altro giorno e ci ha chiesto qualche giorno di tempo per riflettere su tutto quello che è stato fatto e che si deve fare. Quindi, anche se ci ha assicurato che è un momento suo di riflessione, che è giusto che sia così, perché sono stati 2 anni e mezzo intensi per lui, perché la prima volta che lui si occupava di persona di calcio ci ha seguito tutte le settimane, è in stretto contatto con noi quotidianamente, però lui ha tanti impegni, moltissimi impegni, e quindi vuole capire che strada intraprendere, però nello stesso tempo ci ha assicurato che insomma quello che ci aveva promesso e che vuole fare, che vogliamo fare, lo manterrà. È solo un momento di riflessione, che poi vedremo domani, lo incontreremo, vedremo cosa ci dirà. Andrea. Però sappiamo che è molto contento, quello è. Beh, sì, ci mancherebbe. Andrea, per il sì, direttore. Io saluto e faccio davvero i complimenti al direttore, perché la Ternana, ma noi lo abbiamo detto tante volte in stagione, è stata una squadra che ha deliziato perché ha proposto un grande calcio, sicuramente di sopra di quella che è la media che offre la categoria, non solo nel girone C ma in tutta la categoria, per quello che noi vediamo. Poi ha detto bene Jacopo, un po' la sentiamo nostra da abruzzesi, perché la presenza di Luca Leone e di Carlo Mammarella, insomma, sono 2 espressioni della nostra terra. Peraltro sono 2 pescaresi che hanno fatto il loro meglio calcisticamente a Lanciano, e io immagino che anche a Lanciano qualche tifoso che ricorda i bei tempi, che sono anche abbastanza recenti, insomma, una lacrimuccia se la faccia scappare, perché Luca Leone e Carlo Mammarella sono stati gli artefici anche della grande ascesa fino alla Serie B di quel Lanciano, che poi ha anche guidato in una stagione per diverse settimane il campionato cadetto. Sono momenti che resteranno nella storia del calcio abruzzese, e quindi insomma ci fa piacere che ora abbiano, traslocando anche in Umbria, abbiano fatto questi risultati davvero straordinari. Anche io mi chiedo, Carlo Mammarella, fino a quando riuscirà a giocare a questi livelli, col piede che ha e con la voglia di correre che ha. Però mi chiedo soprattutto, e chiedo soprattutto al direttore, quali sono stati i meriti di Lucarelli, perché era una squadra forte e lo si sapeva, o meglio, era un organico forte. Lui l'ha resa una squadra forte. Come ha fatto e che tipo di lavoro ha sviluppato per poter rendere la Ternana una squadra così ineguagliabile come spessore tecnico e come qualità di gioco? Ma il mister, secondo me, è stato molto bravo, perché ha dato intensità, ha dato ritmo, ha dato organizzazione, e poi ha conosciuto questo gruppo di lavoro che poi man mano entrava in sintonia con lui, e ha dato una mentalità straordinaria a questa squadra, che l'anno scorso era arrivata quinta. Noi gli avevamo chiesto semplicemente di entrare in campo e giocare tutte le partite per vincere fino alla fine. Questo era il nostro messaggio. Lui ha interpretato quest'annata perfettamente come volevamo noi. Una squadra arrembante, una squadra sempre con la voglia di costruire, di andare a far gol. Non a caso abbiamo fatto solo 2-0-0.
non siamo mai riusciti a gestire una partita, non abbiamo mai gestito una partita, anzi una squadra che ha sempre giocato e ha cercato sempre il secondo, il terzo gol, è andata sempre in avanti. Questo penso che sia un merito straordinario dell'allenatore. Assolutamente. Poi diciamo che una mano ve l'ha dato questo attacco. Non sono solo i quattro che hanno fatto, diciamo che era più o meno l'attacco titolare. Se da quattro giocatori arrivano quasi 50 gol su 80, insomma, no, le cose si fanno meno complicate. Ania, a te. Ciao direttore, complimenti ovviamente anche da parte mia. Una domanda più che altro è una considerazione, perché spesso si pensa che magari avere a disposizione risorse più o meno grandi sia direttamente proporzionale poi avere anche risultati importanti sul campo. Noi qui a Teramo un po' l'abbiamo vissuta nella passata stagione, quando ci sono stati grossi investimenti che poi magari non sono stati non sono poi arrivati i risultati che il Teramo sperava. Anche quando si hanno queste risorse, quindi bisogna ovviamente cercare di essere bravi a gestire i giocatori dentro e fuori dal campo e scegliere i giocatori, come ha detto lei prima, sotto diversi punti di vista. Quindi non è così semplice come potrebbe sembrare, anche avendo risorse economiche a disposizione. Ha fatto una domanda molto intelligente. Ti ringrazio perché ho così l'opportunità anche di spiegare questa cosa e di dirti quello che è il mio pensiero in questi anni che ho maturato dopo aver studiato tante squadre. Mi piace a me studiare come vengono costruite le squadre, anche da Real Madrid fino alla squadra di Serie C. E io quello che ti posso dire, la cosa più difficile in assoluto è vincere con tante risorse, perché devi solo vincere, quindi non puoi sbagliare. E c'è un peso diverso, c'è una pressione diversa. E io ho vinto a Lanciano con meno risorse, ma con tanto entusiasmo, tanta fame, tanta voglia di emergere, perché poi quando non hai una qualità enorme tecnica, hai bisogno di altre qualità che devi sviluppare e che ci devi lavorare quotidianamente. Quando hai delle risorse importanti a livello economico, oltre alle qualità tecniche che hai, poi devi farla diventare una squadra, devi farla diventare un gruppo che ha una mentalità, che ha una cultura del lavoro e che è molto più difficile, perché poi avere e fare anche una serie di vittorie consecutive senza far rilassare la squadra settimanalmente diventa un lavoro veramente importante. Quindi io ti dico che per me è più difficile vincere con delle risorse, perché poi l'aspettativa è alta, se sbagli paghi e stanno subito lì con... Cioè noi abbiamo perso una partita e sembrava una catastrofe, ti dico, e abbiamo perso una sola partita. E sembrava che era... uno. Perfetto, sembrava che mo si era aperta la crisi. Quindi... perché poi devi solo vincere, non hai altre, non ti perdona niente nessuno, quindi è più difficile sicuramente. Direttore, prima abbiamo visto alcune immagini della partita di qualche settimana fa proprio al Bonolis contro il Teramo, che avete vinto per 2-4. Allora ne approfitto per chiederle, visto che lei insomma ci ha detto, è appassionato di come le squadre vengono costruite dalla più importante a magari a quelle delle leghe inferiori, le chiedo un giudizio sul Teramo di quest'anno. Molti hanno detto nel corso della stagione: beh, manca un attaccante, avercene anche uno probabilmente dei due o tre che avete davanti, un vantaggiato, un Rajčević, sarebbe bastato e avanzato. Ma in generale lei è d'accordo e come ha visto questa squadra nel corso delle giornate che abbiamo vissuto? Guarda, io ti sintetizzo subito, così... Allora, la squadra del Teramo è la squadra che mi è piaciuta di più quest'anno per qualità di gioco, per interpretazione proprio delle partite. Ed è la squadra che forse un pochettino ci ha... Abbiamo perso per un attimo il collegamento col direttore. Comunque, insomma, che ci fosse... al direttore è piaciuto l'imprinting, eccolo qua, è tornato. Scusami. Eccoci qua, direttore. Va bene. Aspetta, insomma, diceva che mi è piaciuta tanto l'interpretazione del Teramo.
L'interpretazione delle partite. Non ti sento però. Perché? Mi sente? Ecco, adesso... Ok, no, stavo dicendo, scusate perché mi era arrivata una telefonata. Lo so, immaginato. Era il presidente. E quando si combina una determinata lo conosco bene il problema, una determinata marca di smartphone con l'applicazione Zoom, ai noi succede questo. No, ti dicevo, il Teramo è la squadra che mi è piaciuta di più. Sì. Per qualità di gioco, un po' perché ci assomigliava, no? Quindi era la squadra che io poi quando dovevamo incontrare era quella che mi creava un po' di preoccupazione. Per quanto riguarda la costruzione della squadra, io quello che ti posso dire è che il Teramo l'attaccante ce l'aveva, era Cianci, quindi bastava tenerlo e poteva risolvere tutti i problemi che magari poi penso ne abbiate parlato durante l'anno per quelle che potevano essere le carenze della squadra, ma penso che l'attaccante ce l'aveva in casa ed era anche abbastanza bravo. Quindi secondo lei è stato, se vogliamo metterla così, un errore privarsene? Visto i numeri, visto che Cianci gioca nel Bari, siccome è del Teramo, poteva rimanere a Teramo. Poi magari, io non so tutte le dinamiche, il perché poi sia dovuto andare via, però penso che il Teramo lo aveva in casa l'attaccante. Penso, poi certo, non so. No, assolutamente sì. Oh, Francesco, hai visto? L'attaccante. E poi l'abbiamo sempre detto. Il Teramo ce l'aveva in casa. Ti vedo perplesso. Ribadisco pubblicamente, perché quando uno sbaglia. Io poi mi ingalletto, mi agito, mi nervosisco quando so di aver ragione e gli altri non lo vogliono riconoscere. Riconosco mentre che ho sbagliato, perché io sono uno di quelli che diceva che, ossia quelli al quale non piaceva Cianci, che invece ha dimostrato altrove, dove evidentemente si riesce a lavorare meglio di come si lavora qui a Teramo. E questo dovrebbe essere un esame di coscienza per tutti. Siccome sto parlando io, prima di tutto per me, nel dare giudizi a volte affrettati, e poi per tutto l'ambiente. Ma qua purtroppo di professori ce ne sono tanti, purtroppo anche nell'ambiente dei giornalisti. Io faccio spesso ammenda pubblicamente, tanti colleghi a fare ammenda pubblicamente non li ho mai sentiti. E a conferma che la costruzione della squadra, bravo l'allenatore, bravi i giocatori, il direttore sportivo che indovina, gli acquisti, la tranquillità e tutto. Io nell'intervista del presidente della Ternana, proprio per portare quello che sto per dire nell'ambiente teramano, mi ha colpito quando il presidente ha detto: ho seguito quotidianamente la squadra, tralasciando... È andata bene, ha detto, questo fatto del Covid, che non ho potuto più viaggiare perché la maggior parte dei miei interessi, diceva il presidente, sono all'estero. E quindi, gioco forza, sono stato qui e ho seguito la squadra quotidianamente. Per fare calcio occorrono cuore e testa, non aggiungo altro. Chi vuol capire, capisce. Ma non, e questo... Qualcuno mo può pensare, quello mo lo sta dicendo al presidente Iachini, lo sto dicendo al presidente Iachini e a tutti gli altri che in questa città si occupano di calcio, dal presidente all'ultimo dei tifosi. Poi chi recepisce il messaggio positivo che sto dando, prendendo spunto dalla... chi vuole capire capisce, chi non vuole capire non capisce, non me ne frega niente, ognuno continua a vivere nel proprio modo di vivere. Andrea, prima abbiamo fatto vedere il tuo attacco preferito. Io so che ovviamente Palletti ruba l'occhio, però a te hai un debole anche per Anthony Partipilo. Beh, Partipilo fortissimo, ne sono parliamo 16 già gol, dallo scorso nella anno. Maglia c'è il numero di maglia, i gol sono quelli dentro il pallone, 16 Partipilo, 16 Falletti, sì. 8 Furlan e 9 Vantaggiato. Sì, Partipilo, ma ne parliamo già dall'anno scorso. A me poi piace molto anche Furlan, cui forse manca un po' di cattiveria, ma è un giocatore che io ricordo qualche anno fa in Serie B, lui se non sbaglio era a Terni, poi è andato a Bari. Non ha decollato poi come avrebbe potuto, però ha grandi,
ha grandi capacità anche lui, e da un punto di vista tecnico è uno che da esterno anche lì vede la porta, sa fare assist, insomma c'è molta qualità lì dove peschi. Chiaramente Falletti è un giocatore notevolmente fuori categoria, quindi insomma se parliamo di qualità, se parliamo di spessore tecnico, qui davvero abbiamo il meglio, ma come abbiamo anche evidenziato poi bisogna metterli insieme e renderli una squadra e renderli un meccanismo perfettamente oleato, e la Ternana è stata tutto questo. E a tal proposito aggiungo, o meglio chiedo al direttore, perché noi parlando della Ternana in questo periodo, quando abbiamo accennato appunto a questa squadra che sta vincendo il campionato, abbiamo detto ci sembra già una squadra pronta per la Serie B, se dovesse fare qualche innesto pertinente può non solo lottare per la salvezza ma magari anche per un qualcosa di più importante, magari zona playoff. Ora è chiaro che è presto e c'è nell'ambiente ternano anche questo fatto di essere inebriati dalla vittoria, però insomma quanti interventi andrebbero fatti affinché la Ternana possa giocare in scioltezza la Serie B per quanto riguarda la salvezza e magari possa guardare un po' più in alto? Non so se ci ha sentito il direttore o se ha ricevuto un'altra chiamata nel frattempo. Sì, credo di scusami un attimo, insomma, scusate. Eccoci sì. Direttore, insomma io penso che abbia capito più o meno il senso della domanda di Andrea, insomma quanti innesti dovrebbe fare questa squadra per insomma, lottare non solo per la salvezza anche per qualcosina in più. E io ad adiuvandum chiedo se quelli che abbiamo visto, almeno tre dei quattro, saranno la spina dorsale dell'anno prossimo, almeno dell'attacco. Guarda, già nel pensiero nostro di questa squadra due anni fa c'era già il pensiero che la maggior parte potevano andare bene anche in Serie B, anche perché l'hanno fatta tutti e qualcuno anche abbastanza bene, quindi l'idea c'è già. Ora dire quanti interventi bisogna fare mi sembra adesso ingeneroso nei confronti di questa squadra, di questo gruppo. Questo è un discorso che affronteremo più avanti. Oggi io penso che a questi ragazzi bisogna dire grazie per quello che hanno fatto, ma soprattutto per il grande lavoro, perché per me la più grande vittoria, ho detto loro ieri quando abbiamo ripreso gli allenamenti, è stato quello di vederli lavorare sempre al massimo, sempre al 100%, con una grandissima voglia di migliorarsi giorno per giorno. E quando c'è un gruppo di ragazzi che si allena sempre al massimo, nessuno ti crea un problema, anche nelle scelte dell'allenatore, perché eravamo un gruppo abbastanza ampio, c'era un'alternativa per ogni ruolo dello stesso livello. E secondo me la mia da dirigente, da detto lavori, per me quella era già una grande vittoria. Poi sul campo ci vanno loro e loro hanno dimostrato la loro bravura. Oggi io faccio anche fatica a dire quanti giocatori potrebbero servire per l'anno prossimo. Oggi io celebrerò loro perché hanno fatto un'annata straordinaria e spero di tenerli più possibile. Direttore, prima di salutarla, la Ternana nei suoi profili social, poi se avete una domanda, ma non se qualcuno ha ancora una curiosità per il direttore ve la faccio esplicare, avete utilizzato sui vostri social lo slogan We are back. Ecco, tornati in Serie B, io penso che Luca Leone un po' il pensiero ce lo faccia, ma ci troverà anche il Pescara? Io mi auguro di sì. Mi auguro di sì, perché guarda, oggi mi ha chiamato un vostro collega da Pescara. Io ieri ho visto la partita e ho visto anche il calendario, e secondo me ci devono credere, devono, in questo momento bisogna un attimino stringersi intorno alla squadra. È inutile stare a fare chiacchiere adesso, trovare il colpevole o fare commenti, secondo me, perché non serve a nulla. Ci sono sei partite da fare nel migliore dei modi, con una fiammella accesa, cioè di arrivare almeno a fare lo spareggio salvezza, a fare il play out, visto che dopo Brescia ci sono Reggiana, Entella e Cosenza, tre scontri diretti importanti che possono comunque sia dare la possibilità al Pescara di
di recuperare la quart'ultima o la quint'ultima, quindi bisogna credere a quello, lavorare per quello, mettere da parte in questo momento quelle che sono le chiacchiere o tutto ciò che può togliere a questa squadra in questo momento, che tanto è inutile stare a parlare di quello che è successo durante l'anno, che non serve a niente in questo momento. Poi magari fra un mese si tirerà una linea, però ci sono quattro partite in questo momento determinanti che possono ribaltare la classifica, secondo me, e vedendo la squadra ieri vedo una squadra viva che secondo me potrebbe almeno arrivare al play-out se riesce a vincere gli scontri diretti. Un'ultima considerazione da parte di Ania, poi salutiamo il direttore Luca Leone che è stato gentilissimo ad essere stato nostro ospite. Ania. Noi direttore identifichiamo un po' la gara di andata tra Ternana e Teramo come l'inizio di una fase diversa per il Teramo dal punto di vista dei risultati rispetto alle prime 10 giornate di campionato, in cui sono arrivati invece ottime prestazioni e ottimi risultati. Voi in quella gara avevate effettivamente il sentore che il Teramo potesse magari lottare per posizioni superiori rispetto all'ottavo posto in cui si trova attualmente, che è migliorabile, ma insomma in quella gara di andata c'era un sentore differente sul Teramo rispetto a quello che è oggi? No, ti dico che c'è stato timore sicuramente, perché avevo visto tutte le partite del Teramo, ma eravamo già venuti all'inizio dell'anno a fare l'amichevole, quindi si intravedeva già qualcosa. Infatti ho fatto i complimenti al mister e a Sandro, che è mio carissimo amico, mio ex compagno di squadra, quindi sapevo, anche perché nel Teramo ci sono anche dei giocatori di valore, penso a Mungo, Costa Ferreira, Ilari, insomma c'ha giocatori, anche i giovani che sono stati bravissimi, penso a Santoro, lo stesso di Achite, è stata una bella rivelazione, quindi cioè, c'era anche della qualità. Forse secondo me, se devo essere, forse a livello di cambi magari non aveva, hanno dovuto sempre giocare gli stessi. Se penso a Tentardini, non penso che non si sia riposato mai, che è un altro giocatore che a me piace moltissimo, quindi è una squadra che logicamente, se mancava qualche giocatore importante, forse non c'erano delle alternative dello stesso livello, quello sì. Poi per fare un campionato di vertice ad alto livello c'è bisogno di una rosa più ampia, secondo me. Grazie direttore per essere stato con noi, di nuovo complimenti alla Ternana che raggiunge il campionato di Serie B. Domani avete una partita contro l'ultima della classe, la Cavesi, sì. Però insomma sarà da qui in avanti un festeggiamento continuo. L'unico problema, probabilmente non avete potuto farlo con il vostro pubblico, ma tant'è, è così. Grazie direttore per essere stato grazie a voi, buonasera. Grazie, a tutti. Grazie e in bocca al lupo e buon lavoro a Luca Leone, direttore sportivo della Ternana. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Intanto nella stanza loro continuano a parlare, vedo che si agitano, soprattutto te Francesco ti agiti, stavi... Insomma, no, non so, mi agito, non so di che cosa stavate parlando perché non avevo l'audio, però insomma... Beh, che lui che si agiti non è una notizia. No, non è una novità. Oh, però ragazzi, dopo ovviamente questa parentesi dovuta per la squadra che ha vinto il campionato, l'ha vinto in maniera netta, ritorniamo un po' a sabato. Ragazzi, che partita è stata? Una partita in cui poi ascolteremo anche la conferenza stampa di Sandro Federico. La mia sensazione, non so Francesco, Ania, che eravate lì, la mia sensazione è che il Teramo ad un certo punto, quando ha preso l'1-1, al di là di quello che ha detto Paci, un po' brutta se l'è vista, nel senso sono stati quei minuti in cui probabilmente deve essere passato per la testa un po' di tutti. Caspita, vai a vedere che non vinciamo neppure questa. Francesco, Ania. L'ho pensato pure io. È umanamente in campo vanno degli uomini oltre a essere giocatori, quindi sicuramente l'avranno pensato magari per un istante pure loro. Però dopo mi sembra che la squadra quantomeno ha continuato a tenere il campo per quelle che sono le attuali possibilità, non ha corso più pericoli,
mi sembra di poter dire che ha vinto meritatamente. Di importante e di molto positivo c'è stata soprattutto la vittoria, che è quella che serviva in modo determinante, vitale. Sì, vediamo la classifica, Ania. Io credo che una risposta molto importante sia arrivata dagli autori dei due gol, non tanto per i gol, perché poi insomma che siano giocatori di qualità assoluta scopriamo veramente l'acqua calda, però Bombaggio e Costa Ferreira sono stati i loro gol il simbolo di una squadra in cui probabilmente alcuni senatori è stato detto si impegnano poco, non hanno più niente da dire, da dare, e invece poi la risposta è arrivata ed è arrivata anche forte. Non so se te sei d'accordo. Mi sembra che Arrigoni qualche settimana fa disse che tanto la responsabilità nel bene o nel male sono sempre dei senatori, quindi sì, dei giocatori più esperti, quindi è un po' questa la chiave di lettura. Si attendeva soprattutto da loro, anche per le sottolineature del massimo dirigente, la risposta. Sono loro a insomma tirare la carretta alla fine da inizio stagione, e come ha detto anche il direttore Leone, sono alla fine pochi rispetto a quello che dovrebbero essere, se effettivamente il Teramo avrebbe voluto puntare ad una posizione un po' più alta in classifica per quanto riguarda i playoff. Sono loro quindi a prendersi anche le critiche o gli elogi quando fanno bene o male sul campo, quindi sì, la risposta è arrivata da loro, io credo. Poi, siccome mi piace osservare anche dalle esultanze, insomma, ho visto delle esultanze un po' diverse, un po' più partecipi, un po' rabbiose anche quella, esatto, di Bombaggio, sì, per esempio, per certi versi, come se fosse una sorta di, insomma, di rivalsa personale e di squadra, insomma, anche per le recenti critiche che erano arrivate. È chiaro che il cammino del Teramo e la migliore posizione in classifica in ottica playoff del Teramo passa soprattutto da loro, perché non ci si può attendere ovviamente tanto dai giovani, non per la qualità dei giovani, ma proprio perché sono giovani, nel senso, ovviamente sono più inclini a commettere errori sul terreno di gioco perché mancano di esperienza. I giocatori più esperti ovviamente ci si aspetta qualcosa di più da loro, poi però non è sempre facile, e c'è bisogno di tante componenti che vadano bene. Io credo che alla fine, da questa formazione base che più o meno Paci ha trovato dalla gara contro la Juve Stabia, poco ci si discosterà, anche perché se avesse voluto rivoluzionare l'avrebbe fatto già domenica scorsa contro la Torres. Dovrà farlo per forza di cose, perché gli mancherà Tentardini, che è un giocatore che non è mai mancato, a cui non è stata mai trovata una vera e propria alternativa. Adesso è squalificato, due giornate più una, e insomma adesso va trovata l'alternativa a sinistra, Bisognerà pregare la salute di Lasic soprattutto, perché immaginando che Vittorini o un Lasic verrà dirottato sulla parte sinistra della difesa, immagino più Vittorini, Lasic in queste ultime 3-4 gare sarà sempre in campo, e ricordiamo che è un giocatore che è tornato a disposizione da poco, dopo 3-4 mesi di stop da un infortunio in cui comunque ha avuto necessità di tempo per superarlo del tutto, perché anche lui l'ha spiegato che insomma c'era una vecchia cicatrice da far guarire del tutto. Quindi è una situazione comunque quella di Lasic da gestire e da tenere monitorato. Adesso verrà per forza di cose sempre impiegato, perché comunque per la squalifica di Tentardini, come hai detto tu, di 3 giornate, e quindi è una... A Paci non piace molto cambiare, soprattutto in difesa, sarà stato anche perché magari è stato difensore in passato, quindi non gli piace toccare molto la difesa. Adesso dovrà farlo per forza di cose. E sono degli equilibri che vanno a cambiare, e bisognerà trovare anche nuovi equilibri appunto in queste ultime 4 gare per il Teramo, considerando poi che contro la Viterbese comunque Tentardini tornerà a disposizione. Certo, tanto qua rivediamo alcune immagini, io non me ne voglia, no, per l'amore di Dio, però devo fare i complimenti alla grafica della maglia della Turris, perché mi sembra giusto su una maglia bianca con la scritta rossa mettere una fascia trasversale, così qualcuno che può leggere il numero... diventa impossibile. Cioè, il io Paraguay dico... era. Come? Era impossibile anche. Era il Paraguay, era. Sì, cioè, io dico, vuoi mettere una fascia trasversale? Cioè, sul numero devi metterla. Vabbè,
comunque, marketing, anche questo. Andrea, ti faccio sentire alcuni passaggi che abbiamo mandato oggi durante il telegiornale della conferenza stampa di Sandro Federico, che per la seconda partita consecutiva si presenta nel post-gara a parlare della gara, ovviamente, ma poi con un dirigente, con un direttore sportivo, parli anche di altro e il discorso si allarga. Ti faccio sentire questo pezzo, poi voglio una tua considerazione su quanto ha detto Sandro Federico. Noi siamo al campo tutti i giorni. Io vi dico che questa squadra, anche individualmente, quest'anno è cresciuta tantissimo. Se andiamo a vedere, a partire da Lewandowski, Tentardini, Piacentini e tutti quei ragazzi che comunque erano con noi l'anno scorso, Costa Ferrera, Bombaggi, Arrigoni, Santoro, lo stesso Ilari, vi parlo di quelli che in qualche modo quest'anno stanno facendo bene, ma perché c'erano anche l'anno scorso. E quindi è una squadra che sta rendendo comunque al massimo. Ovviamente c'è stata qualche battuta a vuoto, quindi al di là di tutto la squadra è sempre motivata ed è sempre diciamo sul pezzo, ma lo sta facendo dalla prima giornata. Quindi non credo che ci sia bisogno di motivazioni, credo che sia umano anche sbagliare una partita. Ovviamente eravamo tutti delusi domenica dopo la partita, ma tutti in primis loro. Immaginate che voglia di vincere c'era già dopo la partita di Vibo. La reazione è stata al di là della presenza o meno del presidente. Cioè noi dobbiamo, essendo dei professionisti, dobbiamo rispondere a prescindere, fornire sempre e dare sempre il massimo in campo. Questo è quello che è nelle nostre possibilità e quello che dobbiamo fare ogni volta. Quindi al di là della presenza o meno del presidente, che può essere ovviamente deluso, ma io credo che a questa squadra non si possa tirar fuori il sangue, nel senso che sono troppo convinto delle qualità di questi ragazzi. Io credo che tutti noi eravamo delusi, ripeto, dopo la partita di Vibo. Poi l'espressione può essere anche esagerata, pesante, lo possono fare anche i tifosi. Noi siamo qui a prenderci anche delle critiche, ma siamo anche dei grandi professionisti e quindi rispondiamo sul campo, tanto è inutile girarci intorno, sono sempre le vittorie che contano, perché ci si dimentica spesso di tante cose. E quindi pazienza, insomma, si va avanti, non è un problema. Faccio questo da una vita, quindi so bene che alcune volte certe parole possono ferire, ma l'importante è poi rispondere sempre da uomini. Io credo che ci sia la massima disponibilità, ma prima di parlare di contratti o di questioni economiche, credo sia giusto parlare di programmi, di quali aspettative abbiamo e qual è l'obiettivo di tutti noi, anche in base a una possibile riforma, ed è quello che sta attendendo il Presidente. Sarà un passaggio fondamentale e determinante proprio perché deciderà le sorti anche il futuro di non solo del Teramo, ma di tante altre. Ecco perché dobbiamo affrontare al massimo queste ultime quattro partite e i play-off, perché vogliamo dimostrare a tutti di poter restare a Teramo e perché c'è tutta la volontà e la voglia di continuare un determinato progetto. Allora, se mi consenti Andrea, io avrei estrapolato due concetti fondamentali. Uno che riguarda il presente, e cioè quando Sandro Federico dice a questa squadra non si può tirare fuori il sangue, cioè più di questo, questa squadra oggettivamente ha dato il massimo e si è sempre espressa al massimo, ovviamente con gli alti e i bassi di un campionato, di tutti i campionati da quando è nato il calcio. L'altro è relativo al futuro, quando dice più che i contratti bisogna aspettare di vedere quali saranno i programmi, le aspettative e l'obiettivo incastrato con la possibilità o meno di una riforma. Beh, sul secondo caso attendiamo che siano loro stessi, dal presidente al direttore generale, se c'è ancora Iaconi, e al direttore sportivo,
ci possono, attendiamo da loro che ci dicano poi quali saranno i programmi. Però penso che siano condizionati, hai sentito? Penso che siano condizionati. Sì, sì, alla riforma, ma infatti dico, quando sarà e lo chiariranno, lo diranno, lo esporranno, ne prenderemo atto. Quindi questo aspetto qua direi che si può liquidare abbastanza presto nella discussione, proprio perché attendiamo che sia la società a dirci quali sono gli indirizzi, anche in base a quello che si capirà sulla riforma o meno. Io poi sull'altro discorso torno a un aspetto. Ora a Vibo Valencia Federico ha parlato dopo una brutta sconfitta, e qui ha parlato dopo una importante vittoria, però non sono la singola sconfitta o la singola vittoria a incidere nella discussione. Perlomeno io, insomma, parlando qui in trasmissione, mi sono sempre concentrato su quello che è l'andamento generale della squadra, e la squadra ha mostrato un certo tipo di andamento da un certo punto in poi. Ricordo altresì che è stato lo stesso Federico a dichiarare a un certo punto qual era l'obiettivo che questa squadra poteva centrare. Quindi era la società, era il club, era la dirigenza che ha creduto che questa squadra potesse valere una certa posizione. Ora siamo lontani da quella posizione, il Teramo deve solo sapere se giocherà il primo turno di playoff in trasferta o in casa. Quindi le posizioni più o meno sono quelle. Il Teramo non apparterrà a una fascia da terzo, quarto, massimo quinto posto, è una fascia inferiore. Però secondo quello che diceva la società, o meglio secondo quello che ha detto anche il DS Federico, poteva essere di fascia superiore, poteva competere per il terzo posto. Questo non è successo, quindi mi fa specie che ora dica che non si può succhiare il sangue a questa squadra. Ripeto, era stato lo stesso Federico a dire che c'erano le possibilità di arrivare fino al terzo barra quarto barra quinto posto, ma soprattutto il terzo posto, quindi era stato fissato da loro. Noi abbiamo rilevato che questa squadra da novembre in poi ha avuto un certo tipo di cammino, ha vinto pochissime partite, ne ha pareggiate diverse, altre ne ha perse. E ora si trova in questa situazione che abbiamo già delineato in precedenza e non ci torno. Quindi quello che voglio dire è che è stato proprio il direttore a fissare un certo tipo di obiettivo, e noi abbiamo fatto riferimento a quel tipo di obiettivo, ma soprattutto, e qui chiudo, probabilmente quel tipo di obiettivo che la società aveva identificato non è stato possibile raggiungerlo, anche perché, lo ripeto ancora una volta, sono successe delle cose che hanno minato la stabilità del gruppo. Chiudo, veramente qui chiudo. Voi avete detto, ma no, Bombaggi, Costa Ferreira, l'esultanza rabbiosa. Evidentemente le critiche poi servono, possono stimolare, perché non mi pare che questi stessi giocatori contro la Virtus Francavilla, contro la Vibonese, abbiano messo in campo la stessa rabbia che hanno messo contro la Turris. Quindi le critiche servono, ma il concetto generale, cioè che questa squadra poteva raggiungere certi obiettivi secondo la società, come era stato detto, ma poi non è successo. Non è successo probabilmente perché sono stati commessi degli errori dai dirigenti stessi, errori che hanno minato la stabilità del gruppo. Poi abbiamo anche detto che c'erano delle lacune dal punto di vista tecnico, ma quello è un altro discorso. Sicuramente sono stati commessi degli atti che hanno portato il gruppo in parte a sfaldarsi nei momenti di difficoltà. Chiarissimo. Peraltro, a proposito di posizione in classifica e del primo turno in casa e fuori, c'è questa questione: in questa stagione non c'è la Coppa Italia di Lega Pro, e voi sapete che ai playoff vanno 28 squadre, 9, 9 e 9 più una che negli anni scorsi veniva era la vincitrice della Lega Pro, che spesso e volentieri usciva dall'8 playoff di uno dei tre gironi e faceva scalare l'undicesimo posto come qualificazione ulteriore ai playoff. Quest'anno, ovviamente, non essendoci proprio la Coppa Italia, si è deciso che va al playoff l'undicesima del girone dove c'è la migliore quarta. E allora la migliore quarta, Francesco, ti do una
buona notizia, perché il Teramo potrebbe salire ulteriormente se le cose dovessero essere confermate, dovrebbe scalare ulteriormente in alto, perché la migliore quarta in questo momento è il Catanzaro, che è del girone C. Questo farebbe scattare l'undicesimo posto playoff, se dovesse essere confermata la fine del campionato. E così il Teramo guadagnerebbe una posizione nell'otto, nella decisione se il primo turno è dentro o fuori casa. Ovviamente si tiene conto del numero dei punti in relazione al numero delle partite. Come vedete, il Catanzaro ha 1,81 punti a partita, perché ha fatto vero 58 punti, ma ne ha fatti in 32 gare, mentre Pro Patria e Lecco ne hanno fatto 56, il Modena 60, ma in 34 partite. Comunque, detto questo, velocissimamente, perché mancano 7-8 minuti alla fine di questa puntata, Francesco, in che cosa ti trovi d'accordo con Andrea e in che cosa non ti trovi d'accordo con quanto lui ha detto? È stata un'analisi perfetta quella di Andrea. Io aggiungo, a irrobustire quello che lui diceva, che le critiche sono arrivate dopo prestazioni a dir poco negative, per fermarci alle ultime, che uno potrebbe dire che sono state determinanti, perché le sconfitte con la Virtus Francavilla e con la Vibonese sono state due autentiche mazzate. Lì sono arrivate le critiche. Io non ho usato le parole forti del presidente Iacchini la settimana scorsa e anche quell'altra, ma insomma sono andate anche abbastanza pesanti. Il concetto era quello, e quindi la reazione da professionisti e da uomini ce l'aspettavamo tutti quanti. Tante volte non arriva, meno male che è arrivata con la Turris, e però adesso deve arrivare nelle prossime quattro partite. Credo che la squadra lo sa meglio di noi e meglio di tutti i tifosi. Qui ci sono quattro partite dalle quali devono arrivare 9/10 punti, perché è alla portata del Teramo vincere con la Cavese, vincere in casa con il Bisceglie e vincere l'ultima con la Viterbese. Magari strappare anche un pareggio a Avellino. Dava uno sguardo al calendario, vincendo con la Cavese. Non dimentichiamo che all'andata la prima grossa sberla che abbiamo preso tutti quanti fu proprio con al Bisceglie, al di là della sconfitta di Terni, che però si sapeva che era una partita con una difficoltà estrema. Poi la stagione con la Cavese in casa, che venne a Terni, che aveva, mi sembra, 7 punti e pareggiamo. Stiamo scherzando. Poi con la Cavese in casa, poi Bisceglie, poi è arrivato tutti i resti. Ma quello sono risultati negativi, velocemente chiudo, risultati negativi di allora. Le ultime due sconfitte pesano in una maniera incredibile, sì, sulla posizione in classifica e sulla chiusura del campionato. E ripeto, ognuno giudica secondo il ruolo che ricopre. Però io a Federico, a Paci e ai giocatori ricordo che sono state due prestazioni nefaste, come vogliamo dire, contro la Virtus Francavilla e la Vibonese, però diciamo che sono quelle che hanno portato alle ultime critiche e che hanno rovinato la classifica. Ma sai che cosa? Io penso una cosa molto semplice. Veramente, lo dico proprio, sono state due prestazioni brutte, quella con la Virtus Francavilla e quella con la Vibonese, e non sono state le uniche due di questa stagione, come è normale che sia. No! Il problema è che quando accadono non bisogna, insomma, costruirci intorno un castello e far credere che invece tutto sommato non è così, che chi guarda e chi critica e chi giudica sta sognando e non vede qualcosa che è talmente lampante sul terreno di gioco. Sì, ma Jacopo, il fatto di tirare il sangue, ma evidentemente sono stati i dirigenti a voler tirare il sangue, perché, ripeto, determinati obiettivi anche durante la stagione sono stati dichiarati dai dirigenti, non da noi. Quindi erano loro a voler tirare il sangue? Non penso. Io penso che c'erano i presupposti per fare un campionato da chiudere anche al terzo posto, al quarto posto, al quinto posto, per come aveva giocato la squadra ad inizio stagione. Poi sono successe determinate cose e lì, certo, il castello è in parte crollato,
però insomma dei valori restano e si può ancora chiudere la stagione con un appiazzamento più che onorevole. Sicuramente sarà un appiazzamento onorevole, magari fare dei playoff da outsider, chi lo sa. Certo. Aya, vengo da te perché poi noi dopo la partita con la Turris sabato te hai provato a chiedere al direttore sportivo Sandro Federico una sensazione, non una notizia, una sensazione. Cioè hai chiesto a sensazione, per come lo conosci, secondo te direttore Massimo Paci l'anno prossimo resta o non resta? Cioè firma il prolungamento o non lo firma? E chiaramente non poteva rispondere, prudenza vuole che insomma abbia tergiversato ed è giusto anche che sia così da dirigente. Però ti chiedo te invece che sensazione hai avuto? Ma il direttore penso che abbia parlato un po' per entrambi. La sensazione è che allo stato attuale il futuro è a un bivio o comunque tendente al negativo, perché comunque non ci sono programmi chiari per quanto riguarda il futuro, nel senso i programmi sono appesi a una riforma che attualmente vedo complicata che si realizzi. Almeno vedo più imminente una riforma dei gironi di Lega Pro, sì. Per cui c'è anche una commissione che ci sta lavorando, quindi una riforma dei campionati professionistici, un taglio di 40 club, insomma, per quello che si parlava, insomma, potesse essere la riforma. Attualmente la vedo davvero molto complessa, poi magari Gravina spingerà sull'acceleratore e magicamente apparirà, però attualmente si parla soltanto di una riforma dei gironi di Lega Pro, e con questa riforma dei gironi di Lega Pro bisognerà vedere se poi basterà insomma per impostare dei programmi in una determinata maniera. Adesso poi non so che cosa abbia in mente effettivamente la società, in società il Teramo. In generale penso che comunque ci siano diverse scuole di pensiero, diverse impostazioni, diverse programmazioni dal gennaio scorso, dal gennaio 2020, da quando insomma prima della pandemia, perché la gestione Iachini è partita con insomma ben altri presupposti, anche di promozione imminente, insomma, anche se nessuno l'ha mai dichiarato, ma nelle segrete stanze si è sempre detto questo, insomma, per quanto riguarda la scorsa stagione. Poi a gennaio scorso 2020 si è cominciato un po' a tirare il freno a mano per quanto riguarda gli investimenti economici. Si è tirato ancora di più nell'estate scorsa per cercare di impostare una squadra un po' più giovane, però in quelle prime 10 giornate di campionato di quest'anno in cui sono arrivati i risultati migliori si è optato per una formazione più esperta, si è tornati all'utilizzo un po' più dei giovani quando non sono arrivati i risultati, insomma, in quei 3-4 mesi del Teramo bui. Adesso si torna un po' a una formazione un po' più esperta e ai giovani utilizzati con maggiore raziocinio. Insomma, c'è un po' di confusione, ecco, per quanto riguarda la programmazione vera e propria, secondo me, perché ci sono diverse teste, diverse scuole di pensiero, quindi credo che bisognerà scegliere effettivamente una linea che possa essere salvezza, che possa essere promozione in Serie B, non lo so, poi questo lo deciderà la società per quello che insomma sono i desideri della società, le aspettative, e poi si decideranno anche i destini a cascata, direttore sportivo, allenatore, giocatori. Allo stato attuale, per come ha parlato il direttore Federico, soprattutto quell'ultima frase che ha detto, l'importante è che si facciano le cose per bene, così detta così mi sembra difficile una sua permanenza e anche quella di Paci. Poi però magari, sai, le vittorie possono anche, se dovessero arrivare in queste ultime 4 gare, dovesse arrivare anche un bel playoff da parte del Teramo, possono anche cancellare insomma diverse cose. Si sa che le sconfitte acuiscono insomma quando le problematiche. Bisognerà vedere appunto come finirà il campionato del Teramo, come finirà la stagione del Teramo e poi soprattutto anche ovviamente i programmi. Assolutamente. Jacopo, scusami, rapidissimamente, 10 secondi, non di più, Francesco. Devo sì, 10 secondi, 10 secondi. Prima, in 7 secondi ho fatto un intervento. Vai. Ieri sera in 5 secondi, quindi se decido di essere telegrafico. Mentre tu parli, visto che parliamo di Paci, ti faccio vedere quanti cambi e ritorni in panchina ne sono stati nel girone C di Lega Pro. Vai. No, io era solo per dire che forse al presidente Iachini qualcuno dovrebbe far capire, e questo qualcuno credo che nessuno meglio di Andrea Iaconi, che c'è sempre, soprattutto nelle segrete stanze al fianco del presidente, e dovrebbe far capire che il calcio
è una industria anomala, diversa da tutte le altre industrie. Ho già ricordato nel corso della stagione, ma tanto il presidente Iachini non sente, che dovrebbe sentire, immaginate se può sentire a noi. Ho già ricordato altre volte l'esempio che facevo con un ex dirigente 30 anni fa. Il calcio è una industria o azienda, come piace chiamarla qualcuno, completamente diversa da tutte le altre. Il giorno in cui il dirigente arriva a capire questo, allora può continuare a fare calcio e sicuramente lo può fare anche meglio. E poi, siccome mi piace prendere, io mi auguro che i tre, Paci, Federico e Iaconi, restino tutte e tre così come ci sono adesso, magari con un pochettino di maggiore chiarezza e di tranquillità nei rapporti. Chi vuol capire anche qui capisce. Ok, domani, come vedete, due recuperi, Monopoli Palermo e Ternana Cavese alle ore 15. Peraltro prima abbiamo visto i cambi di panchina, è tornato Maiuri alla Cavese ed è una specie di record, perché Maiuri aveva iniziato senza iniziare a Foggia. Poi è andato in sostituzione di Modica a Cava, sostituito da Campilongo, adesso è tornato a Cava. Maurizi torna sulla panchina della Viterbese dopo l'intermezzo di Taurino e Bucher è tornato sulla panchina del Bisceglie dopo l'intermezzo di Papagni. Ragazzi, io devo chiudere. Grazie per essere stati con me. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata. Velocissimamente. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio Daguin, regia. Ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.